Lunatica, il Festival Internazionale di Teatro di Strada è arrivato all'ultima tappa. Dopo San Maurizio Canavese, Mati e Nole, la rassegna chiude con le tre serate di Cirié. Luigi Terrè. Gli spettacoli cominciano ancora con la luce del giorno in piazza San Giovanni a Cirié. 8 compagnie di giovani artisti si contenderanno in queste serate il premio Gianni Damiano. In scena il duo Manè e la Brigata Totem. In Viale Martiri della Libertà l'Anonima Teatro e i concerti in collaborazione con il Festival Jazz Around the Clock. Lunatica è un festival di teatro di strada che abbraccia tantissimi generi, dall'acrobatica al clown al circo contemporaneo. È un festival che è diffuso nel territorio. Quest'anno abbiamo avuto 4 comuni, Nole, San Maurizio, Mati, Cirié. Ma è un festival che va nelle strade, nelle piazze, nei cortili, va alla ricerca di un nuovo pubblico. Tantissimo, di tutte le età, con i bambini seduti davanti, per la prima in Italia degli acrobati della compagnia Les Petits Bras, con l'odore della choux, l'odore della segatura. Acrobazie a 10 metri di altezza sul doppio trapezio e raffinata comicità, ambientata ai primi del Novecento. In un continuo avvicendarsi e sovrapporsi l'anteprima di Too Late di Gunther Garibaldi, allo spazio Taurus Factory il teatro di figura di Francesca Zoccarato, dedicato a Maria Callas. A Cirié la rassegna 2016 si avvia alla conclusione, bilancio più che positivo e altre 2 serate da gustare. Ricordiamo sicuramente BWAC, una compagnia francese che farà l'unica data italiana, il 3 per te, una compagnia spagnola che presenta un'anteprima nazionale, e le repliche dei Bazar Foreign, uno spettacolo horror raccapricciante ma anche comico e irriverente.